Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type Zero. E nella scorsa puntata abbiamo visto come Machina effettivamente si sia un attimo inalberato con i nostri compagni di party, ovviamente, col nostro team, perché finalmente aveva scoperto come in realtà è morto suo fratello, ma ancora non sa effettivamente del tutto cosa è successo. Ace gli ha semplicemente detto di non stare a pensare al passato e che quindi suo fratello non sarebbe più ritornato in vita, però non gli ha effettivamente spiegato come sono andate le cose, il che lascia ancora un pochino l'amaro in bocca al nostro Machina. Allora, abbiamo praticamente quattro punti interrogativi, che sarebbero appunto tutte le interazioni che dobbiamo fare prima di poter proseguire, per cui direi che cominciamo da Cater. Torii, anta sa, hajimete nano ni kyōretsu ni shitteru tte kankaku ajibawanai? Kishikan desu ka? Iya, maa sou nan dakedo sa, nanka saikin ooi nda yo ne. Nai wake dewa arimasen ga. So, aru yo ne. Keito ga kanjiteiru hodo dewa nai to omoimasu ne. Somosomo kishikan wo sou hinpan ni kanjiru toyukoto wa, nōu no kiyoku wo tsukasadoru bubun ni mondai ga aru baai ya, tōgō shichō shō no shoki shōjou. Ah, mou ii. Il classico professorino, va. Trey è quella classica persona che ogni cosa che tu gli vai a dire o fare, lui praticamente ti deve fare tutto il discorsetto per spiegarti il suo punto di vista. Lemucci te tamani koho koho te seki shiteru kedo daijoubu nano? Solo un po' d'asma. それって見てもらって許可も出てるよ。そうなんだ。マザーに見てもらってるなら大丈夫だね。そうだね。シンくんは元気?私はいつでも元気だよ。それに今は いつもより軽いくらいだよ。ねえ。確かにね。今なら広告軍が来ても余裕かもね。強いな、みんな。私ももっと鍛えなくちゃ。だね。まあまあ、そういうのはスザクに戻ってからゆっくりのんびりとね。 Ai, povera Rem. Komu ni ijō wa nai yō nan desu. Remochi toka maho tsukaete ru kara, Suzaku Crystal ni mo ijō nasasou da shi. Jama ni niteiru kamo na. Douyu koto desu ka? Iya, tashika na koto wa wakaranai ga, nani ka ga kanshō shite tsūshin ga midarete ru youni kanjiru. 一体何がでしょう。Vediamo Queen, che dovrebbe essere la più intelligente del gruppo, credo. Insieme a King. マキナが心配なの?だ、バカじゃないの?大体、あんなに怒ることないじゃない。なんだあれ?自分の言動がきっかけになったと感じてるんだ。ん?ああ、そういうことね。 気にすることねえよ。あれが言わなきゃ、あたしが言ってたって。まあな。しかし兄のこと、いつ知ったんだ?
前から知っていたようには思えんが。白虎にいた時だろうな。軍令部長と話してるところを見たよ。んだよあのハゲ、何がしてんだ。簡単に乗せられやがって。それだけじゃないだろう。あいつ自身うまくいかないことが増えて戸惑ってるのさ。ったくよ、何でもかんでも考えすぎなんだよ。ナインは考えなさすぎだ。んなことねえ、体で考えてっから。なんだその答えは。まあいい。キング、サイス、交代だ。二人も休んでおいてくれ。はいよ。じゃあまあ、お言葉に甘えて。Che comunque Sis e Seven si somigliano molto. Hanno lo stesso tipo di capelli. Non vorrei che magari siano sorelle. Due gran sorelle, tra l'altro. Machina, are kara modotte kite nai wa ke? Koukoku no renchuu ni kuwareta ka na? Hakken sarete tara, koukoku gun ga koko ni kite ru daro. Ma, docchi ni shiro, kore ijou modoranakatta ra, oite ku koto mo kangae nai to ne. Eccolo. E c'è sempre qualcosa che ci osserva. Però forse Machina sa di essere osservato, però non dice nulla. Perché comunque ha guardato in direzione. ああ、心配かけて悪い。何があったんだ。俺は白虎の。白虎？もしかして敵に。あの、大変です。敵か。いえ、あれ、マキナさん無事戻られたんですね。だー、それはあと敵なの。違います、コムが反応してるんです。スザクに繋がるんです。quindi sta arrivando un'aeronave, raggiungetela verso est, si torna a Rubrum, Cupò. Però questa zona non c'è niente che dobbiamo prendere, magari qualche oggetto. Ecco, vedi, c'è qualcosa, c'era un fascio di erba Ghizal. Quindi forse qua vicino alle erbacce possiamo trovare dell'erba. Ovviamente non fraintendiamo. Ora non è possibile spostarsi con il Chocobo. Ottimo. Mi raccomando, non avvicinatevi al crepaccio nero che c'è a nord, Cupò. Cioè, però tu dicendomi così mi hai praticamente detto vacci. Beh, noi dobbiamo andare di qua verso est, quindi... Amen, e andiamo verso di qua. Agguato con i soldati. Tu cosa mi dai? Vabbè, meglio di niente. No, non voglio affrontare altri nemici. E vorrei anche... Vorrei anche mettere in squadra... No, aspetta, forse devo fare così. No, non me li fa cambiare. Avrei voluto mettere in squadra Machina e Rem. Perché sto notando che comunque il gioco è molto incentrato su Ace, dato che comunque è il protagonista tra virgolette. Machina e Rem. No, alla fine niente, li ho ammazzati tutti lo stesso.
Ma che suoni? È già tutto finito. Ah, l'acqua si può passare. Boh, meno male. Beh, pensavo fosse una sorta di ostruzione. Addirittura. Boom. Peccato che non posso usare i Chocobo. Oh, guardate che bello, il vulcano, la mia Etna. Ecco, lì c'è l'aeronave. Però non lo so, sono molto sospetto. Cioè, diciamo, sono abbastanza insospettito dal fatto che, per esempio, la ragazzina, quella lì, come si chiamava, Aria, cioè, praticamente ci stava avvisando che il generale, là, il colonnello e il nostro tutore, era successa qualcosa. Però a questo punto non si sa cosa stesse succedendo. 842年, 氷の月, Concordia 王国の女王, Andoriaが, ミリテス公国首都にて暗殺されるという事件が起きた。停戦会談中の悲劇に対し、王国はオリエンス全土に向けて声明を発表。スザク候補生が暗殺に関与したものと断定し、これを激しく非難した。同月、コンコルディア王国臨時政府はミリテス公国との同盟を正式に締結。これに伴い、 cioè, guarda, ha rigirato tutto, madonna. これで広告は三カ国のクリスタルを手中に収め、自国のものとしたのである。そしてミリテスコンコルディアの両国は連合としてルブルブへの侵攻を開始しようとしていた。 pazzesco. Cioè, ha rigirato praticamente. Ha rigirato tutto praticamente nelle sue mani, Sid. Cioè, proprio assurdo. わが国が停戦条約の内容に不満を抱き、アンドリア女王とシド元帥に暗殺者を送った。 ずさんな出っち上げの筋書きがまかり通るとは、オリエンスの方もいよいよ危ういですな。なぜこのような事態になったのだ。打つ手はあったはずだろう。そもそもクラス0は何をしていたのですか。犯人だと名指しされているのは彼らでしょう。そうだ、クラス0はどこに行ったのだ。奴らが法廷で証言していればここまでこじれることはなかったはずだ。 広告にて行方不明の後、先ほど戻ったと聞きましたが。ええ、帰ってきた。ただいま帰投しました。報告書はいつものように出す。内容によっては審議があるかもしれん。それしか言うことないの？こっちがどれだけ大変だったか。一つ教えてくれ。 なぜこちらの連絡に答えなかった。連絡は来ていない。こちらからの連絡も全て普通だった。んなわけねえだろ、こら。俺ら全員のコムが故障してたったのか。審議委員会では諸君が故意に連絡をしなかったと考えている。なあ、ご苦労だった。指示があるまでは自由にしていて構わん。行くぞ。 事態を悪化させたのは彼らと言わざるを得ないでしょうな。責任の所在がクラスゼロにあることは間違いなさそうですね。しかし失策を悔やむならば。くだらない。くだらないだと。
そもそもあの者たちはドクター・イッ、いや、あの、彼らの話はここまでにしましょう。我々は眼前に迫る脅威に対しなすべきことをなさねばなりません。そうだ、ミリテスとコンコルディアの連合は今にも我らの領土に攻め込まんとしている。この状況を何とかしないことには、秘匿大軍神を使います。秘匿大軍神は古の大戦より禁断とされているはず。禁じられた顛末さえあること、院長はご存知でしょう。そもそもですな、失礼を承知で申し上げれば、大軍神を使いこなすことができる人間などいるはずがない。これは刹那教のご判断です。ルシ刹那、あの者が動くというのか。これは朱雀の真の危機である、そう刹那教が判断されたということですね。Inizia a farsi interessante la cosa. 私たちが反対することはないということになりますな。本当にくだらない。早いものね。もう。お、まだ？定期検診よ。あなたからでいいから、すぐに魔法局に来なさい。白子からよく帰ってきたわね。心配した。心配はしてないわ。あなたたちなら大丈夫だって分かってるから。まだ、その、私何ともなかった。何かあるの？最近すごいデジャブを感じることがあって、トレイニーを脅かされたというか。それは、あ、行かなきゃ。マザー、また後でデジャブのこと。体は健康そのものよ。もちろん脳にも異常はないし、気にする必要はないわ。うん、わかった。La prossima missione è tra 4 giorni e 12 ore. Approfittatene. Livello consigliato 23. Vabbè. Mamma mia. Poverino. Niente, tu vendi le stesse cagate che vendeva. Che vendeva Aria. Allora, cominciamo. Possiamo saltare le scenette, tanto sono sempre le stesse che si ripetono. 40.000 punti di esperienza. Allora, e le lezioni le abbiamo finite. Non lo so, credo che per il momento... Non lo so se vorrei, se faccio dei tagli, perché effettivamente vorrei fare un taglio, perché... magari alcuni filmati, diciamo, alcune interazioni non sono dei veri e propri filmati, per cui è inutile farvi perdere tempo durante la mia ricerca dei punti esclamativi. Anche perché, volendo, posso anche uscire fuori a fare delle quest e quindi, diciamo, sono cose che posso fare tranquillamente per conto mio e non ho bisogno di farvele vedere in gameplay. Per cui facciamo un attimo un giro così
tra di noi, giusto per vedere. クラス0の失態は完膚できん。奴らが朱雀をこの窮地に追い込んだのだ。クラス0の指揮隊長である貴様もただで済むと思うなよ。無論です。彼らの行動の責任は私にあります。長い間戦場を離れていたとはいえ、元朱雀四天王の名は伊達ではあるまい。次のミッションに参戦し、 戦果を上げてくるのだ。我が軍の勝利に導いた暁には今回のクラス0の件は不問にしよう。格別のお計らい感謝します。必ずご期待に添えるよう全力を尽くしましょう。 Sì, ma sto generale è... ひょうけんの死神はもう使い物にならないでしょうに。今のクラサメにできるのは知識を与えることだけ。彼を戦場に送っても無駄な死人を増やすだけでは。 ルーシの支援でもさせるさ。それに私が見据えているのはこの戦いではない、戦後だよ。今後もあの女ドクターアレシアにでかい顔をさせるつもりはない。ドクターアレシアを追い出すためにクラサメとクラス0を戦死させたいのですか。クラス0の崩壊はあの女の終わりでもある。次の戦いは 多大な犠牲を伴うだろう。そしておそらく勝機はあるまい。ならば邪魔な味方を葬る場にするのが賢い選択。あの女に戦後の議会を握らせはせん。あまり私や院長を巻き込まないでくださいな。 Che pezzo di... Sconfiggete Sephiroth, sono stati avvistati nelle regioni di Jubanla e vanno decimati. Va bene. Nelle regioni di Jubalna, vabbè, andremo. A Machina che vorrei parlare con lui, quindi qui c'è un'interazione per Machina addirittura. Vediamo invece nell'altra stanza. Allora, lì mi ha detto di sconfiggere i Pyros, quindi non dovrebbe essere una missione estremamente difficile. Vediamo se qua ci sono altre interazioni. Sì, là ce n'è una. Ed è un filmato. Vattatene. ため息だけで仕方かこら。大方友達がいなくて読書しかやることねえんだろ。てまた虫かよこら。今日は一体どんな本を読んでるのですか。お、興味があるかね。 これは魔法理論大全第78編。魔法初心者から上級者まで大変参考になる本です。魔法に関する一通りのことは載っていますからね。いや待てこら、それ辞書だろ。しかも全部で105編まであります。それの78まで読んでるということですか。何を言いますか。これで6週目です。 What? どうしました。いや少し反省した。友達いなくてもそんなに本読むならすげえわ。友達いないは確定情報なのですか。C'è la sesta volta che li legge? Oddio. Ma boh, vabbè. C'è
Cioè, fare altro? No, vero? Troppo dispersivo. Allora, proviamo a uscire un attimo fuori. Ecco, una richiesta. Tu cosa vuoi? Richiesta riservata a Remo. Ottiene la valutazione S nell'esercitazione in aiuto ai cadetti. No, per il momento non la voglio accettare. Ma questi stanno camminando mano nella mano? Ah no. Boh, mi sembrava una mano nella mano. Ah, lì ci sono. Qua ci sono addirittura due interazioni. Ah, qua c'è quello. Va bene, possiamo andare avanti. Questo non c'è niente di che. Va bene, sì, ciao. Hai ottenuto l'elisir, bene. Andiamo a vedere dalle altre parti, ovvero all'ingresso. E poi dobbiamo esplorare un attimo i piani. Tanto ormai facciamo tutte cose insieme. Se poi perdo più tempo non è un problema. Una coda di fenice. Ce l'ho la coda di fenice, quindi per il momento gliela posso dare. Tu invece sei quello che fa le esercitazioni, vero? In aiuto ai cadetti, livello 38, quindi per il momento potrei anche non riuscirci. Torniamo indietro. Ah, qui c'è Rem, tra l'altro. Allora, lì nella sala devo parlare con Rem, cioè devo andarci con macchina. Quindi andiamo al dipartimento esoterico, vediamo che cosa c'è qui. Addirittura due richieste. Tu, Fantoma Azzurri, dovrei già averceli. Perfetto. Tu invece, finite 30 nemici con Cryo Bomb. Potrei farcela, perché effettivamente Cryo Bomb non è difficilissimo. Però, giustamente, mi porterebbe via tanto tempo. Poi, laboratorio marziale. Qui c'è un richiedente, vediamo. Trovate 7 schegge roventi. Vediamo se già ce le ho, perché io comunque... Allora, schegge di cristallo, schegge rovente ne ho 25, infatti, immaginavo. Perfetto. Molte di queste richieste poi le si possono completare... Così, come le sto completando io, perché durante le vostre esplorazioni potreste prendere molti più oggetti del necessario e quindi completare già tutto. Allora, qui c'è un'interazione, vabbè, questo... Perfetto, ottieni gran pozione. Non c'è... No, qui c'è un'altra interazione. Va bene. Perdonatemi. Portale magico. Sì. Andiamo al salone. Qui c'è un'altra interazione. Va bene. Poi lì c'è una richiesta. Vediamo un po' che cosa è. Ottenete 800 PFA. Sì, ma già ce li ho 800 PFA. Perfetto, quindi 3 mega elisir. Torniamo all'atrio. Vedete, molte richieste riesco a soddisfarle quasi subito. Terrazza. Dove c'è ancora quella professoressa che... Il mio nuovo bikini è un po' osè. Ecco, questa è un po' malata. E adesso l'ultimo luogo, la scuderia. Dopodiché andiamo. Innanzitutto prendiamoci Chocobo. Madonna mia, quanti Chocobo. E accoppiamone ancora. Facciamone una cucciolata. E somigliano di più alla madre, somigliano più al padre. Ecco, mentre invece queste queste sono per ottenere cucciolate di Chocobo in maniera evidente, belle pesanti.
Allora, nella scuderia non c'è nessuno. A questo punto io direi di come richieste non ho niente, esatto, perché adesso me la devo andare a riprendere. Quindi usciamo un attimo. Cambiamo il nostro personaggio con macchina. Così vi faccio vedere anche come ottenere le interazioni extra. Quindi mobilità, macchina, sì, conferma la scelta. Perfetto. Però prima di fare ciò, andiamo al dipartimento esoterico. Così riprendo la richiesta. Sì, bene. E adesso andiamo a parlare con la nostra amichetta. Ecco, vedete, adesso è comparsa l'iterazione. Dobbiamo parlarti di cose molto importanti. Aia, altri segreti su suo fratello, immagino. 局長さんが2人も揃って俺に何の用だ。何一つ成果を上げんくせに。 態度だけは一人前のようだな。成果。どれだけ俺が朱雀の勝利に貢献して。違う。君がすべきことは他にもある。あなたから一度もクラスゼロに関する報告を受けていません。この任に志願したと聞きましたわ。なるほど。この件、てっきり軍令部長さんの独断かと思っていた。 朱雀議会でドクター・アレシアを締め出そうって話なのか。兵たちが命を散らしている間にあんたらは味方の一人を締め出す算段をつけているってわけだ。言葉を慎め。君はレムとキミヤよりも自分が適任だと勝って出たのだろう。それは無益な言い争いはこの辺にいたしましょう。私たちはただ ドクターが隠しているものを明らかにしたいだけなのです。で、クラスゼロはどうなのだ？クラスゼロはドクターのことを信頼している。いや、それ以上か。みんなドクターのことをマザーって呼んでとても慕ってる。まるで家族みたい。ドクターの意のままに動かせると言ったところか。報告内容はそれだけではあるまいな。クラスゼロは候補生の中でも特に徹底されたプロ意識の持ち主で、戦闘中に私情を挟むことは一切ない。味方が死にかけていようと任務の遂行を最優先する。仲間も平気で見殺しにする。なるほど。 ドクターが作り出した戦闘兵器というわけか。でも救える命は助けてくれた。ん？いや、ドクターが何を考えているのかわからないが、彼らには何も知らせていない気がする。何を言っている？先ほど君がドクターとクラスゼロの間には深い信頼関係があると報告したではない。 彼らはただ言われた通り戦っているだけだ。ドクターのためにそれだけだと思う。情報漏洩を恐れてのことなのか。現状では不審な動きは確認されていない。そういうことですね。ああ。だがまだ結論を出すには早いな。 引き続き監視をするのだ。ああ、分かったよ。それが君の兄上への弔いでもあろう。Fanno leva su sta cosa? あなた兄上のためにも君はこの任務を遂行すべきだな。そう思わんかね？ああ。では。 次はこちらから催促せずとも報告をなさい。あなたにとって知人を探るような任務は辛いかもしれませんが、これは必要なことです。別に辛くはない。俺はクラスゼロとお友達ってわけじゃない。それでいい。
だがあの手だれのクラスゼロを一人で欺き続けるのは重労働であろう。今後のクラスゼロの監視にあたり、レム・トキミヤにも君の補助をさせようか。必要ない。いや、俺一人で十分だ。こんな仕事は俺一人で十分なんだ。ならばくれぐれも報告を忘れるな。ああ、わかったよ。わかった。もうしばらく様子を見ましょう。ドクターを調べるようなことをしていますが、私たちも彼女のことを信じたいのです。では行け。イザナ・クナギリに弟がいたというのは幸運であったな。兄の剣がある限りプラスゼロに情が移ることもあるまい。悪くない采配だ。Quindi lo stanno sfruttando. Suzak no kōhōsei de Izana no otōto de Class Zero de Rem no osananajimi de Ore wa. Come se avesse quasi dei vuoti di memoria. Allora, piastrine non ne ho trovate, a dire il vero. Infatti. Allora, ricambiamo il personaggio e cambiamo anche il party, perché adesso andrò a fare queste side quest. Quindi mettiamo lui, sì, mettiamo la scelta. E come squadra mettiamo Machina e Rem. Benissimo. E salviamo, ovviamente, perché io adesso qua farò un bel taglione, come si suol dire, perché andrò a fare queste missioni, queste side quest. Nel frattempo ne approfitto per far livellare i personaggi, e poi nel momento in cui avrò effettivamente fatto tutte queste missioncine torneremo insieme, vedremo effettivamente quanti giorni mi saranno rimasti e poi andremo avanti con la missione. Quindi faccio un taglio e ci vediamo tra poco. Eccoci qui ragazzi, ho fatto un piccolo taglio. Ovviamente ho notato che già la registrazione che ho fatto era abbastanza lunga, per cui come potete vedere sono già all'interno del giorno operativo, perché appunto devo andare ad effettuare la missione. Diciamo che il gameplay è stato veramente poco durante questo episodio, per cui cerco di recuperare un pochino qua, facendo durare purtroppo la puntata un pochino di più. Quindi sono quasi spiacente di questo, però ovviamente se volete skippare potete benissimo farlo. Ma sì, diamo il via alla missione. Mobilitiamo ovviamente i classici, non c'è bisogno di equipaggiare. Ah, soltanto uno può entrare? Oddio. Ah, qui mi sa che c'è la battaglia strategica al solito, quella per conquistare le varie zone. Allora, vi spiego la missione. Quindi ci sono parecchie zone che effettivamente dobbiamo
Vittoria se espugnate Eibon. Sconfitta se perdete il campo base. Oddio, ho sbagliato. Ora mi stanno disintegrando. Bene. Dai, 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 dai. Dai che la possiamo buttare giù. Ma non si potevano cambiare gli ordini? Come si cambiavano gli ordini? Allora, Y più B sono i suggerimenti. No, non mi interessa. Perfetto. Alla base 3-4 vanno dritti al nostro campo base. Oddio, ma stanno attaccandoli. No! Qua il problema è che se anche, diciamo, puoi dare ordini al campo base. Oh, quindi dai ordini. Esatto. Unità folgore, andiamo alla base 3. Perché voglio conquistare anche la base 3. E poi invece unità rogo, base 3. Perfetto. Nimmu kanryo. Yoshi. Tsuki. Ma la base 4 per adesso non ci sta andando nessuno. Dai, com'è finita? Forza!
Ma là perché stanno andando ad attaccare lì? Non c'è motivo. Prima dovete venire qua, voglio fare una cosa pulita. Voglio conquistare tutte le basi. Lì poi piano piano la conquistiamo. Perfetto. Quindi adesso diamo ordine al campo base e facciamo unità rogo, no, alla base 4. E poi l'unità folgore alla base 4. Dove diavolo sono i soldati? Oh, finalmente sono arrivati. Ah, non c'è bisogno di conquistare prima. Oddio. Buono, abbiamo conquistato anche questa base. Adesso possiamo andare a conquistare allora, andiamo qua a Togwa e l'unità folgore qui a Togwa pure. Yoshi. Dove si ritira? Mi sta attaccando l'altra base, che ritira. Oh, abbiamo conquistato anche l'altro. Va bene, già stanno attaccando lì. Ma quella barriera di energia si ricarica.
Non sono tutte dirette là. Non c'è più la barriera. Ah, l'hanno distrutta. Ah, vai, dai. Benissimo, dai, possiamo andare ad assaltare. Ce l'hanno fatto. Andiamo all'assalto. Bene, procediamo. Ma da qua spuntano sempre. Quindi proseguiamo. Ah, vai a sta telecamera. Saperlo prima. La città è nostra. Perfetto. Ah. Già stanno attaccando direttamente lì. Va bene, dai, sì. Anche se in realtà io volevo conquistare tutte le fortezze. Ecco, controllate l'area circostante. Quindi tecnicamente dobbiamo... È esattamente la stessa cosa che volevo fare io. Andiamo a conquistare la base 4.
Perfetto. No, andiamo tutti. Tutti alla base 4. Poi quella base 3, vabbè, riceve ordini a caso. Però gli viene più difficile qua. No, vabbè, questi li faccio andare. Ok, questi li faccio andare qua. Allora, lì mi sa che abbiamo fatto un bel gruppetto adesso, eh? Per la base 4. Infatti la stiamo iniziando già. Li stiamo buttando già giù. Ottimo. E adesso dobbiamo dirigerci verso la base, verso la base 5. Porca miseria. No, come sono morto? Cioè, sono morto a caso. Senza un motivo valido sono morto. Vabbè. Dai, sono tre truppe abbiamo. Perfetto. Dai, siamo arrivati qua. Madonna, quanti siamo. Dai che ce l'abbiamo fatta. Stiamo attaccando da entrambi i lati, dai. Voi che state facendo? Perché non... Sì, ma qua... recupera troppo in fretta la vita. Cioè, ma con un attacco ci sciotta. Dai che forse si stanno accumulando più uomini. Vai, vai, vai. Perfetto. Andiamo all'assalto.
Bene. Qua dobbiamo andare dritti al sodo. Madonna mia, come... Ma che cazzo... Cioè ma... Boh. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Cryo Clue, bracciale d'oro, stocchi elaborati, bella. Carte della falce nera. Uniforme estiva di King. Carte magiche. Laboratorio marziale. Sì, salviamo i progressi. Questi sono tutti accessori che possiamo ottenere adesso. Benissimo, adesso abbiamo liberato la regione di Eibon, però dato che abbiamo fatto già abbastanza, per il momento direi che possa essere veramente tutto. Io direi che ci vediamo alla prossima.